Siero, Barbagallo Alfio, Sicilia, Lampresa Angela Maria, sì. Manzueto Guido, sì. Mariani Daniele, sì. Nordini Pietro, sì. Pacchierotti Saverio, sì. Pacella Giulio, sì. Teges Salvatore, assente. Cavicioli Claudio, sì. Galoppi Luca. Sì. Carli Teri, buongiorno. Tognetti Tamaro, Basile Assunta, Frati Patrizia, Pieragnoli Andrea, Grassini Stefano. Io prima dell'inizio dei lavori volevo manifestare la nostra intenzione. Volevo manifestare la nostra intenzione di non partecipare a questo consiglio e leggerei un documento che noi abbiamo presentato come gruppo consigliare. Grazie. Relativamente alla convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 36,7 regolamento del Consiglio Comunale, pervenuta a consiglieri il giorno 28/4/2016, con la presente nota intendiamo rappresentare tutto il nostro disappunto in merito alla condotta adottata da codesta amministrazione nel convocare il presente consiglio. Non si può non tener conto, infatti, che il materiale e gli argomenti oggetto del presente consiglio comunale sono stati resi disponibili appena 2 giorni prima del consiglio stesso. Tenuto conto degli argomenti trattati e il volume del materiale oggetto di discussione, anche al di là dell'eventuale legittimità di tale convocazione d'urgenza, peraltro la scadenza del 34/2016 era nota da tempo, riteniamo politicamente scorretto impedire di fatto ai gruppi di minoranza di poter apportare una seria ed approfondita discussione su argomenti di tale importanza, quali quelli oggetto del presente ordine del giorno. Alla luce di tutto ciò, abbiamo concordamente deciso di abbandonare in segno di protesta la seduta. Chiaramente prendiamo atto del documento che ha letto il consigliere capogruppo Carli Teri, da un punto di vista del gruppo, per il centro-sinistra per caso, non so anche se per il centro per caso, e per certi aspetti comprensibile. Naturalmente gli atti, la convocazione del consiglio legittima, mi piace questo atteggiamento che avremmo preferito più costruttivo. Confermiamo la nostra disponibilità di fronte agli atti che discutiamo oggi, che portiamo all'attenzione del Consiglio, che non modificano assolutamente in nessun modo le tariffe a carico dei nostri cittadini, per certi aspetti non possibili, per altri per scelta politica dell'amministrazione, li confermano totalmente il livello di tassazione e non c'è nessuna modifica sostanziale ai regolamenti che introduciamo con gli atti del Consiglio di oggi. Abbiamo, come aveva richiesto formalmente l'ANCI, aspettato fino all'ultimo la possibilità di una proroga per l'approvazione di questi atti, richiesta con lettera formale del Presidente dell'ANCI Fassino. Quando, sempre su comunicazione del Presidente dell'ANCI, è stato chiaro che questa proroga del Governo non l'avrebbe concessa, abbiamo dovuto provvedere a convocare il Consiglio stesso, perché in non convocazione del Consiglio avrebbe comportato la illegittimità degli atti assunti dopo il 30 aprile. Un'ipotesi di Consiglio era già stata discussa, anche nella riunione dei capigruppo, deve essere convocata per il 28, però appunto siamo rimasti fino all'ultimo in attesa di un'eventuale proroga che c'è stata tutti gli anni da parte del Governo. Quest'anno non c'è stata. E io ritengo che sarebbe forse stato meglio la partecipazione dei consiglieri, anche di gruppo del centro-sinistra per caso, perché al di là della polemica politica si tratta di atti di importanza per tutti i cittadini di caso. Fuggire dal consiglio, secondo me, non è mai una buona operazione di immagine e di sostanza per tutti coloro che ne fanno parte, ma naturalmente ognuno si assume le responsabilità degli atti che vengono fatti e che vengono compiuti da un punto di vista politico. Io rivendico la totale
tale correttezza del comportamento della Giunta che convoca un consiglio così come previsto dal regolamento e consegna gli atti così come previsto dal regolamento. Quindi si tratta, ripeto, di atti che non modificano, prendiamo il caso della Tari, in assoluto niente rispetto a quello che era previsto per l'anno scorso, né in termini di agevolazione delle famiglie e delle imprese, né in termini di in termini regolamentari, quindi non ci sono modifiche sostanziali per quanto riguarda gli altri componenti degli atti che prendiamo oggi. Come sapete, il governo ha impedito qualsiasi modificazione del livello di tassazione previsto per i comuni, per cui secondo me si sta creando una piccola tempesta, un bicchiettato nella sostanza, però ognuno si assume la responsabilità degli atti che fa. È la prima volta in questi anni che l'opposizione abbandona il Consiglio, io ritengo un fatto grave, ma naturalmente non sono io che faccio parte dell'opposizione, sono gli altri, io governo, amministro un comune, sono venuto a garantire la continuità dei procedimenti amministrativi. Grazie. Io volevo un Io ringrazio il sindaco della risposta che ci ha dato. Volevo però far presente che noi siamo stati convocati come capigruppo il 16 di aprile per stabilire delle date dei consigli, fra cui c'era quella del 28, che poteva essere benissimo, diciamo, cioè che poi, scusate, è stata eliminata per motivazioni che credo siano state valide. Cioè io non contesto tanto la convocazione d'urgenza del Consiglio quanto la mancanza del materiale che ci è stato messo a disposizione due giorni prima del Consiglio, perché se contestualmente o qualche giorno dopo alla convocazione del gruppo, come è arrivato il materiale per il consultivo, arrivava anche il materiale di questo, per questo consiglio qui, non saremmo stati presenti. Però in questo caso mi sembra che sia una forma di protesta del tutto legittima, lo so che è grave abbandonare il consiglio, però a questo punto non abbiamo altri strumenti per manifestare il nostro disappunto. Grazie. Per finire, per rendere tutto chiaro, confermo, stiamo convocando il consiglio d'urgenza, il materiale è stato consegnato nei termini previsti dal regolamento per la convocazione del consiglio d'urgenza. Il gruppo del centro-sinistra per caso è un gruppo che ha amministrato per oltre 60 anni il comune di Casole e Teri potrai verificare quante volte dal punto di vista operativo e organizzativo e regolamentare è stato convocato il consiglio comunale d'urgenza quando questo comune era amministrato da giunte dirette dal primo dal Partito Comunista, poi dal PDS, poi dal PD, e vedrai quante volte è stato fatto e che in quei casi l'opposizione non ha mai abbandonato il Consiglio Comunale. E io credo che si tratti di un grave atto di inadempienza amministrativo istituzionale, ma in ogni modo ognuno si assume la responsabilità nei confronti della cittadinanza e degli atti. Certo. Bene, mi hanno chiuso questa parte della discussione. Poi avevo noi comunisti siamo molto concreti e costruttivi, quindi io non ritengo di abbandonare l'aula, anche perché sarebbe dispiaciuto che questo consiglio, che ci fosse magari una multa, una cosa al comune perché non sono stati rispettati i tempi, quindi ci sono. Però non possono rilevare, come ho fatto altre volte, che spesso i documenti arrivano in ritardo. Una sera, ora non mi ricordo quale documento, è stato votato e ho fatto presente e non era nemmeno arrivato. E d'altra parte io ho ben 7 interrogazioni del 29 febbraio, a cui io spero almeno a tappe, a rate, il sindaco mi risponda. Poi ci abbraccio. Sì, prego. No, confermo che può succedere, no? Penso succede in tutte le amministrazioni, che a volte si arriva con il rosso all'elaborazione dei documenti. Ricordo anche che la struttura del comune, nel caso ora della regioneria, sono almeno una settimana che sta lavorando a noce non tratta per confezionare gli atti, e insomma, che sono sempre più complessi, e mi dispiace, non contesto il ragionamento della madre, è del tutto legittimo.
la non comprensione per chi ha amministrato invece per decenni il comune di capire lo sforzo che la struttura fa per adempiere a passaggi formali che sono rilevanti, perché la forma è sostanza della vita dell'amministrazione pubblica, quando si sanno le difficoltà oggettive che ci sono. Ma non importa, facciamo sempre il possibile per compiere gli atti nel miglior modo possibile. Certo, ripeto, cioè, lo testimonia la lettera che è arrivata veramente due giorni fa dal presidente Fassino, tutti ci aspettavamo l'invio dei tempi di approvazione degli atti di bilancio per quanto riguarda comuni. Vorrei farvi leggere, no, non ce l'ho più, mi dispiace, perché penso che forse in una così correttezza di rapporti che c'è sempre stato al di là delle posizioni politiche, la lettera che il presidente dell'ANCI Piffoni, e che chiedo venga messa però agli atti di questo, perché è una lettera ufficiale che arriva da tutti i comuni della Toscana. Il presidente Piffoni, presidente dell'ANCI, sindaco del Partito Democratico di Prato, chiede ai 10 prefetti, non so se è il dottore Sedere, ai 10 prefetti della Toscana di avere un atteggiamento conciliante nei confronti dei tanti comuni toscani che non potranno approvare gli atti di cui discutiamo oggi noi, poi il conto consultivo del Tutorevole 4, il bilancio del 2018, nei confronti dei tanti comuni toscani che non saranno in grado di adempiere in questi termini a quanto dovuto per le leggi nazionali, e chiede ai 10 prefetti della Toscana di avere un atteggiamento comprensivo nei confronti di questi comuni rispetto al potere sostitutivo che i prefetti hanno nei confronti dei comuni in caso in cui questi atti non vengano approvati. E il presidente dell'ANCI regionale Piffoni, sindaco di Prato, che ha scritto proprio ieri altro una lettera, e dopo l'arrivo di queste lettere è stato chiaro che ci sarebbe stato il rinvio, e questo ha portato alla convocazione del Consiglio. Ripeto, per atti importanti, ma che sono assolutamente non modificativi dei livelli tariffari che il Comune ha applicato nel 2015. Quindi è vero che sono atti fondamentali, ma sono anche atti che non modificano per niente. Cioè, penso che forse ci sono tanti altri momenti in cui si può fare polemica politica su altre cose, naturalmente. Poi naturalmente io comprendo e accetto la legittimità del comportamento di tutti, quindi se ne assumono la responsabilità, però questi sono dati di fatto che sono avvenuti purtroppo negli ultimi 2 o 3 giorni e che hanno portato per il presidente dell'ANCI a scrivere in modo del tutto inusuale una lettera formale ai 10 prefetti della Toscana, far presente che molti comuni si troveranno in questa situazione perché non ce l'hanno fatta a redare gli atti fondamentali come questi. Infatti io non mi riferisco a altri momenti, non c'erano evidenze. Tra il Consiglio del 4 e il Consiglio del 18, 18 rispondeva a tutte le interrogazioni. Okay. Come avevo detto nella riunione dei Capigruppo, ti ricordi? Ma guardi, il dottore fa sempre sì quando fa il sindaco. No, bene, iniziamo allora i lavori del Consiglio. Stefano? Sì, no, allora... Ah, ma c'è un'altra interrogazione, se dopo si fa... Come? Se un'interrogazione... Vai, l'interrogazione era l'ordine del giorno. Sì, faccio dunque, sulla situazione di Cassa Ginestra, se il sindaco ci può aggiornare sulla, appunto, la situazione si è creata e sulle prospettive che c'ha questa struttura. Non rispondo ora, ma in uno dei prossimi consigli sarà all'ordine del giorno la discussione di Cassa Ginestra alla presenza del direttore della fondazione di Lindo e, come ho richiesto, anche alla presenza del presidente della fondazione, il sindaco Enrico Giuponzi. Faremo un punto dell'ordine del giorno. Allora, in ognuno di questi regolamenti viene richiesta l'approvazione di modifiche e integrazioni. Sono modifiche e integrazioni formali di legge che non mutano in sostanza il regolamento. L'unica, ha già detto il sindaco, non verranno cambiate nessun tipo di tassazione, anche perché non ci viene concesso. L'unica
variazione sostanziale è all'articolo 14 dell'IMU, comodato d'uso gratuito, che per quest'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 1-9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto venga registrato. Questa è l'unica variazione sostanziale rispetto ai regolamenti precedenti, tutto il resto sono quisquilli, ecco. Non ci sono variazioni di tariffe, non ci sono variazioni di scadenze, non ci sono variazioni di nessun tipo di popolo cittadino. Quelli là sono sopra quelli. Questi sì, sì, sono sopra. Questi? No, a toccare. Comunicazione senza articolo. Perfetto. Bene, allora, comunicazione a sensi dell'articolo 26 dell'articolo 26 del vigente regolamento comunale di contabilità. E articolo 166, comma 2 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chi si astiene? Non è una comunicazione. C'era bisogno. Perfetto, senza votazione. Ricondizione, io faccio anche l'osservazione. Ricondizione qualità e quantità delle aree da destinarsi alla residenza delle attività produttive terziarie, ai sensi della legge 167-62, determinazione a prezzo di cessione per l'anno 2016. Allora, chi interviene? Nessuno. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Approvato alla unanimità, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Uno. Chi vota contro? Nessuno. Grazie. Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, approvazione, modifica e integrazione. Interventi? Nessuno. Chi è favorevole? Chi si astiene? Uno. Chi vota contro? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Grazie. Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvazione, modifiche e integrazioni. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato all'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Regolamento generale dell'entrata comunale, approvazione, modifiche e integrazioni. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato all'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Grazie. Posta unica comunale, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvazione di modifiche e integrazioni, che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, mediata eseguibilità, che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, imposta unica comunale, regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, TASI, approvazione di modifiche e integrazioni, che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, mediata eseguibilità, che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità. Posta unica comunale, regolamento per l'applicazione dei tributi sui fiumi tari, approvazione, modifiche e integrazioni, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato alla unanimità, mediata eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato alla unanimità, approvazione del piano economico finanziario per l'applicazione della tassa sui fiumi tari per l'anno 2016, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, nessuno, approvato, mediata eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, una. Chi vota contro? Nessuno. Approvato. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Italia anno 2016. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato all'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato all'unanimità. Addizionale comunale IRPEF. Conferma delle aliquote e delle soglie di esenzione per l'anno 2016. Chi è favorevole? Chi si astiene? Io sono favorevole, però anche se già dal 2014 l'esenzione è stata passata a 10.000 euro, preferivo quando era 15.000 euro, se mi sembrava più giusta, non credo. Grazie. Chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, imposta municipale unica IMU, determinazione di misura della limite e detrazione di imposta per l'anno 2016, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato all'unanimità, tassa sui servizi di visibilità.
consigli di casa e approvazione anche del piano 2016, che fa regola. Chi si astiene, chi vota contro, approvato alla unanimità, immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, approvato alla unanimità. Vi invito a leggere anche l'articolo che è uscito sul Fatto Quotidiano ieri, l'articolo che riguarda la situazione della società 6 e questo per i rifiuti, che è piuttosto interessante. Il Fatto Quotidiano. Sì. Grassini l'ha postato anche sul Facebook. Grazie a tutti. Ascoltate, sono molto disposto. Buona giornata.